da Gauto Mitsubishi Motors in via Nazionale Torrette, Mercogliano, Avellino. Il GOTA dell'ortopedia campana e nazionale si ritrova ad Avellino per discutere delle nuove frontiere chirurgiche e tecnologiche in artroscopia. La due giorni dell'Expert Forum sulle fratture articolari e periarticolari della gamba, concetti e comportamenti, organizzata dal direttore dell'unità operativa di ortopedia e traumatologia dell'azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati, Antonio Medici, ha preso il via nella giornata di ieri all'interno di un camion dotato di attrezzature all'avanguardia. Sistemata nell'area parcheggio dell'ospedale, fino alle ore 18 si sono svolte delle esercitazioni pratiche relative a strumentari e tecniche chirurgiche e traumatologiche. Nella mattinata di oggi, invece, nell'aula magna dell'azienda ospedaliera si è tenuto il secondo appuntamento, un convegno presieduto dal direttore generale dell'azienda Moscati Angelo Percopo, il direttore sanitario Maria Concetta Conte e dall'organizzatore nonché direttore scientifico dell'evento Antonio Medici. Si è discusso delle possibili alternative di trattamento delle varie tipologie di fratture articolari e dei dispositivi utilizzati durante gli interventi chirurgici. Ai nostri microfoni il dottor Antonio Medici ci ha illustrato nel dettaglio i temi principali trattati nel convegno. Il convegno di questa mattina che si tiene qui all'azienda ospedaliera Moscati è un convegno che verte sul trattamento delle fratture articolari e periarticolari dell'arto inferiore, che rappresentano indubbiamente una degli spauracchi per quanto riguarda la parte ortopedica e soprattutto di chi si occupa di traumatologia. Più nel dettaglio ci illustra un po' in cosa consistono queste nuove tecniche. C'è la possibilità di vedere la scienza e le nuove aziende che cosa mettono a disposizione di noi chirurghi per fare in modo che il recupero dopo una frattura che interessi una porzione articolare, quale può essere quella del ginocchio, quale può essere quella della caviglia, possa essere ricostruita nel modo migliore per dare dal punto di vista funzionale un recupero ottimale al paziente. Lei ritiene attraverso queste nuove metodologie che la medicina possa fare dei passi importanti anche per i pazienti e garantire delle maggiori probabilità di guarigione indipendentemente dal problema? Questa è una certezza, nel senso che la possibilità di applicare nuove tecniche, la possibilità di applicare nuovi sistemi per fare diagnosi ha come finalità o come scopo finale, come target finale quello di garantire il prodotto salute, cioè garantire al paziente una maggiore probabilità di ripresa funzionale ottimale.